Men's Fit 2020, l'evento online più grande d'Italia, 170 relatori, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto veramente una cosa bella, soprattutto perché abbiamo scelto i docenti molto bravi. Ognuno bravo, competente, quindi che avesse una competenza nella forma e anche nella sostanza. Quindi, ad esempio, persone che sono laureati, osteopati, laureati in scienze motorie, osteopati, eccetera, e poi fossero anche bravi a fare, dimostrare, a spiegare le cose. Questo è il caso classico. Ci colleghiamo in questo momento con la sede di Padova, la nostra sede del Men's Fit. Eccolo qua, ed è Roberto Moro. Ciao Roberto. Ciao Gianmario. Oggi ci farà capire come poter usare degli strumenti, e poi molte volte nelle palestre o altro ci sono delle attività, come dei nuovi attrezzi che uno non conosce, e negli anni ce ne sono stati tanti. Molte volte uno dice sì, vabbè, ma quello è marketing. Sì, ma altre volte invece, ok, il marketing perché ci sta sempre, però ci sono degli attrezzi che possono essere anche pratici, funzionali per essere utilizzati, magari a volte anche a casa, perché no? L'importante è però usarli bene. In questo caso sono le Y-Bell. E quindi Roberto Moro ci spiegherà esattamente come funziona questo processo, questo metodo di allenamento utilizzando queste attrezzature, e poi ti farò una domanda per dopo. 12 minuti per te. Grazie Gianmario. Allora, saluto per prima cosa la Sardegna, che è un posto bellissimo. Ci sono stato varie volte quando anche sono un ex giocatore di hockey, quindi ricordo l'Amsicora Cagliari, una squadra fortissima che ci ha sempre dato filo da torcere. Sono qui oggi per spiegare le Y-Bell. E quindi introdurre nel mondo del fitness questo nuovo attrezzo che ha la capacità di riunire in se stesso forme e bilanciamenti molto particolari. Oggi andremo a sviscerare un pochino il tutto guardando soprattutto i concetti con i quali questo attrezzo è stato realizzato da un team australiano. Partiamo innanzitutto nell'esprimere che all'interno di questo attrezzo, quindi le Y-Bell, ci sono tre concetti fondamentali, che è multiattrezzo, forma e funzione e versatilità. Quindi, partendo dalla forma finale, perché ci hanno messo del tempo prima di riuscire a capire e a realizzare esattamente questa forma, vediamo che le Y-Bell sono due triangoli equilateri, che si fronteggiano uno con l'altro, uniti da quattro tubi che poi in realtà rappresentano le impugnature. Le basi sulle quali le Y-Bell poggiano sono praticamente dei quadrati con gli angoli leggermente arrotondati. Quindi, dalla somma di tutto questo, noi riusciamo a trarre il fatto che ci sono tre superfici piane e due superfici invece leggermente rotondeggianti. Perché cerco di spingere, far capire che queste tre superfici sono importanti? Perché nel momento in cui utilizzo le superfici piane ho una massima stabilità dell'attrezzo, nel momento in cui invece vado ad utilizzare la componente tondeggiante, apro il cancello ed entro nel campo della propriocettività e quindi della stabilizzazione del corpo, perché sono in una situazione di mancanza di equilibrio. E quindi riassumendo il tutto, le Y-Bell sono un solido particolare perché ha cinque facce, di cui tre che sono le basi quadrate stabili che vengono usate prevalentemente quando noi appoggiamo le Y-Bell o al suolo o su determinate superfici che possono essere inclinate, ma al tempo stesso posso utilizzare benissimo anche le basi triangolari che sono quelle instabili che mi danno la possibilità di allenare la propriocettività o eventualmente con soggetti evoluti di incrementare il carico di lavoro perché vado a creare una destabilizzazione volontaria. Ma soprattutto le Y-Bell come punto di forza hanno quattro impugnature stabili. Quattro impugnature stabili perché le Y-Bell sono fatte con un materiale particolare che è un neoprene inossidabile antiscivolo che garantisce la presa sia su superfici tecniche, quindi quelle che possiamo trovare all'interno dei centri fitness, ma le possiamo anche appoggiare tranquillamente sul marmo. La grip che queste attrezzi sviluppano permettono di caricarli tangenzialmente senza che questi si spostano. Come possiamo vedere, qui vediamo una Y-Bell e vediamo gli appoggi, o meglio, le prese 1, 2 e 3. Vengono anche chiamate prese dinamiche perché consentono al soggetto la possibilità di eseguire degli esercizi ad ampissima escursione articolare,
con rotazione dell'attrezzo all'interno dell'impugnatura. Mentre invece nel momento in cui impugniamo la presa numero 4, che è la presa centrale, quella che unisce i due triangoli al centro, simula perfettamente l'utilizzo di un manubrio e non permette la rotazione dell'attrezzo attorno alla presa del soggetto. Quindi le Y-Bell, riassumendo, sono adatte sia ad evoluti e a neofiti, perché in base alle conoscenze del preparatore atletico, del personal trainer o dell'istruttore di palestra, noi siamo tranquillamente in grado di calibrare quale delle superfici usare e soprattutto quale esercizio andare a spiegare. Sono semplici da usare, ma soprattutto sono molto sicure, aumentano la gamma degli esercizi statici e degli esercizi dinamici. Quindi sono un'ottima scelta. Il concetto di realizzazione, per far sì che questo attrezzo diventi multifunzionale in questi realizzatori australiani, sono partiti dal concetto 4 in 1 e quindi hanno preso 4 attrezzi che in questo momento sono già presenti nel mercato, vengono normalmente utilizzati e sono riusciti a condensarli all'interno di un unico attrezzo. Per cui andiamo direttamente con il primo, vediamo le similitudini con una kettlebell. Però attenzione, la kettlebell ha una sola presa, le Y-Bell hanno 3 prese dinamiche, il che mi consente di poter passare da una presa al volo da mano sinistra a mano destra con la doppia presa e poi ritornare giù. Questo logicamente per gli evoluti non ha importanza, ma per i neofiti che si accingono a imparare questo gesto tecnico è invece di fondamentale importanza, perché riusciamo a creare una didattica più dettagliata. Il secondo attrezzo che è inglobato all'interno dell'Y-Bell è logicamente il manubrio, e quindi abbiamo la possibilità di prendere il pacchetto di tutti gli esercizi che vengono proposti nelle palestre, che noi tutti ormai conosciamo, o che meglio i personal trainer ormai sono bravissimi a spiegare, e possiamo tranquillamente ripeterli a casa o negli esercizi o nei centri fitness, perché la Y-Bell è perfettamente equilibrata attorno all'impugnatura statica che nell'esempio di prima corrispondeva al numero 4. Altro attrezzo che è normalmente usato è la palla medica, e quindi impugnando con la palma delle mani le Y-Bell sulla parte triangolare ho l'effetto rotondo e quindi posso fare tutti gli esercizi che faccio anche con la palla medica. Se il soggetto evidenzia una difficoltà a mantenere in mano un determinato peso, al posto di fargli impugnare la componente rotonda, basta semplicemente fargli impugnare la doppia presa e quindi ho 2 prese stabili e quindi riesco. Poi gli ultimi, i più facili di tutti, gli antichi appoggi Bowman o gli appoggi che adesso sono metallici, che danno un certo grado di stabilità. La Y-Bell è inutile neanche spiegarlo, si vede tranquillamente, essendo triangolare, dà una stabilizzazione maggiore. Forma e funzione. Qui rubo una citazione di Andrew Taylor Steele, che è il padre fondatore dell'osteopatia, dove nel 1902, se non ricordo male, dice che la forma comanda la funzione, cioè la forma è la cosa più importante che determina poi quello che sarà la funzionalità. Le Y-Bell sono fatte talmente bene che determinano 3 concetti molto importanti: massima stabilità, massimo equilibrio nella capacità di disperdere le forze che dall'interno cercano di interagire con il sistema interno autoequilibrante delle Y-Bell, e ha una buona mobilità. Quindi andiamo a vedere il concetto di massima stabilità. Massima stabilità, qui vediamo un soggetto che è in un plank monoappoggio dell'arto superiore e quindi abbiamo immediatamente tutti i muscoli del core attivati e la stabilizzazione eccezionale che riesce a dare la Y-Bell permette a questo soggetto di eseguire un esercizio che si chiama rematore con le Y-Bell, attivando la catena cinetica di trazione del braccio, che deve essere stabilizzata da tutto il tronco, da tutto il corpo del soggetto, e scarica tutto il peso che sta sollevando di nuovo sulla Y-Bell, che in questo momento è in grado di far scivolare lungo la sua forma tutte le forze vettoriali che scaricano al terreno. Prima io ho detto che questo attrezzo è valido sia per i neofiti e sia per gli evoluti. In questo caso, se io ho un evoluto e voglio modificare e aumentare nettamente l'intensità dell'esercizio, posso tranquillamente agire o sugli appoggi primari, quindi sto parlando dell'appoggio degli arti superiori prevalentemente, quindi da B a mono. Posso intervenire sull'appoggio secondario, in questo caso sono i piedi, quindi intervenendo sulla catena cinetica degli arti inferiori.
posso intervenire sul carico e quindi il sollevamento di un peso esterno e quindi in questo caso delle Y-bell, a corpo libero o con il peso posso aumentare la velocità di esecuzione dell'esercizio tecnico che sto chiedendo. Questo posso farlo perché l'appoggio della mano in questo momento dell'atleta sulla Y-bell che scarica a terra è talmente stabile che la spalla è stabilizzata e quindi posso chiedere tutti questi incrementi. Ultimo step, logicamente stiamo parlando di persone molto brave, molto evolute, giro la Y-bell e l'appoggio con il lato triangolare, quindi quello instabile, e quindi, ripeto, apro il cancello della propria eccettività e quindi una stabilizzazione ancora più intensa da parte del soggetto. Qui volutamente ho fatto una fotografia dove le forze che vengono applicate alle Y-bell sono quasi tangenziali. Qui rubo una parola al mondo automobilistico, ho tentato di far capottare lateralmente le Y-bell, però non ci sono riuscito perché appunto la stabilità e il grip di questo attrezzo mi garantiva la posizione che vedete. A fianco, nella piccola foto, vedete che i due Y-bell sovrapposte una sopra l'altra e inclinate a 45 gradi, solo con il loro peso non determina l'apertura e la caduta. Quindi è veramente il materiale di cui sono fatte che garantiscono un grip al suolo e tra loro veramente alto. Poi c'è un altro concetto a me molto caro che è l'equilibrio interno nella dissipazione delle forze. Facciamo finta di applicare una forza qualsiasi, che vuol dire l'appoggio di una mano su questo attrezzo, e riusciamo a vedere la possibilità di dissipazione nelle forze interne e soprattutto le forze interne si vanno ad autobilanciare bloccando immediatamente quindi la possibilità di scaricare in altri luoghi le forze e quindi la Y-bell rimane ferma al suolo. Altro concetto molto importante è capire dove è posizionato il baricentro delle Y-bell. Il baricentro delle Y-bell è posizionato al di sotto del baricentro che noi normalmente troviamo in un triangolo equilatero e quindi questo mi genera due fattori positivi. Abbassando il baricentro, anche in una macchina, ho una maggiore stabilità, quindi mi aumenta la stabilità nella componente statica. Ma è un vantaggio anche quando io uso le Y-bell con grandi esercizi di grande ampiezza e alla fine voglio far ruotare la Y-bell, perché allontanando dal punto di presa il baricentro aumento il raggio sul quale viene applicata la forza vettoriale della forza centrifuga e quindi la Y-bell è in grado di girare in maniera ottimale. E qui ne possiamo avere una prova. C'è un mini video dove si vede appunto un atleta che fa girare la Y-bell e gira e arriva su veramente in maniera molto veloce. Altra cosa molto importante, la Y-bell ha la sua forma pianeggiante che va perfettamente ad adeguarsi sul braccio e quindi evita anche quei colpi che si possono ottenere utilizzando altri attrezzi. Quindi, dando per assodato la versatilità della Y-bell, mettiamo in discussione la versatilità invece della mente dei personal trainer o di coloro che vanno ad utilizzare questa Y-bell. Qui ho preso un esercizio molto semplice che è il push-up e dico solo alcune delle varianti che possono essere fatte, quindi allontanare o avvicinare le Y-bell, portarne avanti e indietro una delle due Y-bell, variando l'attivazione delle catene cinetiche di spinta del braccio, chiedere dei movimenti in diagonale o peggio che peggio la X. Posso andare a variare alzando e ruotando l'Y-bell, il concetto di pronosupinazione del braccio, variando la capacità di intervenire su tutti i muscoli della catena cinetica di spinta del braccio e per ultimo posso chiedere anche un push-up circolare da destra verso sinistra o da sinistra verso destra. Quindi, conoscendo la biomeccanica ed avendo soprattutto la fortuna di poter utilizzare un attrezzo versatile, siamo in grado di costruire esercizi nuovi, anzi direi infiniti esercizi. Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare la Scuola dello Sport Sarda che ci ha dato la possibilità di partecipare a questo evento e voglio ringraziare anche Men's Fit e ridò di nuovo la parola a Gianmario. Beh, belli, quattro mori, fantastico, hai trovato tutto, guarda, bravissimo, si vede che ami la Sardegna perché insomma queste cose fanno sicuramente piacere. Allora,
Intanto a me ha fatto piacere sentire questo intervento perché hai unito diciamo, un nuovo strumento che uno dice sì, ma adesso fate magari promozione. No, come tutti gli strumenti, cioè anche i bilancieri, i manubri si devono comprare da qualche parte. Adesso ci sono nuove attrezzature e ci hai spiegato come poterle usare in funzione di un miglioramento delle prestazioni o comunque di un'attività fisica. E quindi è stato molto interessante, devo dire, un argomento anche da rivedere perché certi aspetti erano anche da approfondire, molto interessante. Una cosa che volevo chiederti prima di ridare la linea alla regia: come vedi, siccome insomma tu hai studiato anche scienze motorie, molte persone si lasciano un po' affascinare dagli strumenti, no? Quindi dicono sì, compro questo perché con questo divento bravo. Allora, anche in un nuovo strumento come quello che tu hai presentato, quanto conta la competenza e non lasciarsi affascinare magari dalle tabelle? La competenza sicuramente dobbiamo sempre metterla al primo posto. Non è facile in questo momento dove troviamo un sacco di nozioni in internet e soprattutto non sono delle nozioni codificate. Prima io ho cercato di far capire la differenza tra l'utilizzo per evoluti e per neofiti. È bello vedere un certo tipo di esercizio e cercare di replicarlo. A volte riusciamo anche a replicare quell'esercizio, però all'interno del nostro corpo non si sequenziano le catene cinetiche nella maniera corretta. La fase di stabilizzazione, le catene di fissazione dell'arto superiore quando io vado a fare un esercizio cinetico con il sinistro e sono in una condizione di plank, se prima non ho acquisito le competenze e soprattutto gli schemi motori per poter fare la base di quell'esercizio, forse è meglio non farlo quell'esercizio, per cui le competenze di colui il quale ti allena sono fondamentali perché riesce a spezzettare l'esercizio che vuole insegnarti in una didattica e quindi tu apprendi step by step con sicurezza l'esercizio totale. Difatti volevo dire che se dalla settimana prossima voi andate su youfit.store troverete tutta una serie di video dedicati alle Y-Bell fatti appunto dal gruppo di Aerogene. Ecco, un'altra cosa che ti volevo chiedere, intanto abbiamo un minuto ancora in più perché dalla sede di Monopoli si stanno per collegare, per cui sto aspettando. Benissimo Gianmario, dimmi pure. Allora, tu sei anche osteopata e quindi sì, ovviamente è importante anche un aspetto che per me insomma, è decisivo, lo dico a tutti gli atleti, lo dico anche in questa live molte volte. Tu hai parlato poco fa, hai detto proprio la parola prevenzione. Allora, questi attrezzi molte volte, così come altri, vengono magari usati, magari non conoscendo la tecnica, un po' con imperizia, e quindi comunque dice sì che bello è, poi dopo 10 giorni dici là, eccetera. Allora, quanto consiglieresti tu di agganciare, quali potrebbero essere dei suggerimenti per fare delle attività di prevenzione per evitare magari dei, che so, injuries da overuse, adesso scusami il termine in italiano mi sono dimenticato, comunque dei traumi da sovraccarico, ok? Quindi cosa consiglieresti come attività preventiva per questo tipo di esercizi? Guarda Gianmario, voglio ricollegarmi all'intervento fatto qui a Padova dal precedente teacher che ha parlato della forza anche nell'applicazione del mondo dell'endurance. La forza non è mai da trascurare anche nel momento in cui noi andiamo a fare un esercizio di fitness base o vogliamo semplicemente utilizzare le Y-Bell piuttosto che un manubrio qualsiasi. Ma ripeto, la competenza della persona che ti sta insegnando quell'esercizio non deve mai essere messa in dubbio, perché le linee esecutive di un determinato esercizio sono fondamentali per prevenire l'usura, per prevenire l'incremento di carico nella zona inserzionale del tendine, per prevenire il fatto di andare over range, perché io sto semplicemente reduplicando, come si dice qui da noi in Veneto, rank Xerox, e quindi fotocopiando un esercizio e non mi rendo conto perché i miei schemi motori di base non sono così percettivi e performanti da farmi capire che sono andato al di là dell'articolarità. Per cui affidatevi perlomeno per le prime lezioni a un personal trainer, a un bravo istruttore di palestra, a una persona che comunque abbia le capacità, le competenze e di cui voi vi fidate.
Beh, sì, mi sembra un'ottima, diciamo, soluzione per il futuro. Allora, ti ringrazio. Come fare? Adesso hai citato anche il sito. Non so se tu anche hai i tuoi canali social, dove le persone ti possono Potete trovare. trovare tutte le lezioni appunto sulle YBell su ufit.store e personalmente mi trovate appunto su aerogiani.it. Benissimo. Grazie ancora, grazie alla Ciao, grazie ancora sede. della possibilità di stare qui con voi. Grazie a te. Linea alla regia. Ciao.